2023, però proprio nel 15 settembre accadde oggi, noi ricordiamo una delle più grandi giornaliste che abbiamo avuto, se non forse la più grande negli ultimi decenni in Italia. E lei è Oriana Fallaci, che ci ha lasciato nel 2006 per un cancro ai polmoni, una celebre appunto scrittrice, sono tantissimi libri che davvero ci ha lasciato, e è stata la prima donna al fronte proprio nei posti di guerra, un'inviata speciale dove ha visto davvero con i suoi occhi e ci ha riferito, ha fatto da ponte tra noi e quello che accadeva nelle zone calde di guerra. Conobbe le più importanti personalità dell'epoca e in particolare ebbe anche quelle greche, in particolare ebbe una relazione con Alexandros Panagoulis, rivoluzionario, eroe nazionale, col quale ebbe appunto questo grande amore. Lui è morto prematuramente e lei ha dedicato a lui un libro dove descrive quello che per lei è un omicidio politico, nel libro Un uomo. E nel 75 lei e il suo grande amore Panagoulis collaborarono alle indagini per la morte di un altro grandissimo e indimenticabile, per Paolo Pasolini, amico di questa coppia, Oriana Alexander. La Fallaci sarà la prima a denunciare il movente politico dell'omicidio del poeta. Durante gli ultimi anni di vita fecero discutere le sue dure prese di posizione contro l'Islam agli attentati dell'11 settembre 2001 a New York, città dove viveva e dove aveva anche la cittadinanza, data proprio direttamente cittadinanza onoraria. C'è un episodio, come scrittrice, i suoi 12 libri che ha venduto 20 milioni di copie, pensate, in tutto il mondo, veramente un grandissimo successo. E c'è un aneddoto in un'intervista storica a Khomeini, dove lo apostrofò come tiranno. Pensate, si tolse il chadar, ovvero il velo che era stata costretta a indossare per essere ammessa dopo che l'Ayatollah, alle incalzanti domande sulla condizione della donna in Iran, disse che la veste islamica era per donne per bene e se non le andava bene poteva anche non metterla. L'Ayatollah quindi a quel punto ha preso e l'ha buttata, ha buttato questo velo davanti ai suoi. L'Ayatollah abbandonò la stanza e terminò l'intervista il giorno dopo. Irritato Khomeini, successivamente chiamandola quella donna, ad Oriana Fallaci, la indicò come esempio da non seguire. E per lui invece è esattamente il contrario.